Salve ragazzi, io sono Pain Master e forse vi ricorderete della controversia riguardante la soundtrack di Doom Eternal. All'uscita del gioco ci fu un botta risposta a una discussione riguardante la original soundtrack inclusa all'interno della Collector Edition del gioco, che a detta di Mick Gordon, la persona che ha composto quelle tracce, non era stata remixata da lui. Ci furono diversi scaricabarile di colpe, ci furono diversi litigi pubblici. Alla fine l'unica cosa che era certa era che Mick Gordon era profondamente insoddisfatto della gestione del lavoro e di come era stato trattato da ID Software, e che quindi se ci sarà un sequel di Doom Eternal è molto improbabile che tornerà al lavoro sulla colonna sonora. Nel 2020 lo studio director di ID Software, Marty Stratton, ha rilasciato su Reddit la sua versione dei fatti riguardante la colonna sonora di Doom Eternal. E nelle ultime ore Mick Gordon ha deciso di rispondere. E non è una risposta corta. Vi rendete conto anche voi, se ha risposto nel giro di 2 anni, un motivo ci sarà, perché ha dovuto raccogliere ogni singola informazione per andare a controbattere a tutte le argomentazioni di Marty Stratton. E non è una cosa corta, potete benissimo vedere, questa è l'interezza di tutto il documento che Mick Gordon ha pubblicato come risposta, dando la sua versione dei fatti e dando la sua risposta, e anche includendo diverse prove, perché ci sono immagini che provano quello che dice. E beh, come potete leggere qui, è una lettura di 58 minuti, quindi non starò qui a leggervi esattamente ogni singolo punto, vi farò un bel riassunto, però questo è non tanto per farvi un report di quello che è successo in questo caso specifico, ma un po' anche una specie di esempio generale, un po' il capro espiatorio per quanto l'industria videoludica sia profondamente sbagliata nella sua gestione in questo ultimissimo periodo. Lo è stato in diversi casi anche in passato. Non è la prima volta che succede, temo purtroppo che non sarà l'ultima. Uno dei casi più vecchi che ricordo è stato quello di Driver 3, in cui praticamente il gioco è stato rilasciato in beta perché non si era dato abbastanza tempo agli sviluppatori per riuscire a finirlo e ai piani alti volevano pubblicarlo prima di Natale di quell'anno e quindi praticamente è stato rilasciato il gioco incompleto. E come ben sapete, non è assolutamente una delle uniche occasioni in cui ciò è accaduto. E purtroppo il fatto è che negli ultimi tempi sta diventando una cosa sempre più frequente il non avere una chiara comunicazione tra piani alti e persone al lavoro sul gioco, su parti del gioco, e il non dare delle deadline, delle scadenze umanamente rispettabili. Perché, come leggeremo qui e come è successo in passato, a volte i piani alti pretendano che le persone che lavorano ai videogiochi superino i loro limiti umani, perché certe cose sono davvero inconcepibili. E quindi sono molto contento che Mick Gordon abbia rilasciato questo documento, anche se a distanza di anni, anche se ormai sembrava la situazione fosse un po' scemata, si fosse un po' ammosciata di per sé questa storia. Sono contento che l'abbia riesumata, prima di tutto perché così può dare la sua versione dei fatti e può avere giustizia, e perché è uno degli esempi più grandi che abbiamo in questo momento di come ci sia questa enorme discrepanza tra chi ordina i lavori e chi li esegue, chi dà le scadenze, pieni di aspettative, senza rendersi conto, senza badare al fatto che dall'altra parte ci stanno esseri umani che vengono spinti, obbligati praticamente a lavorare 24 ore su 24 finché non consegnano il prodotto entro la data di scadenza che viene data fin troppo presto perché la comunicazione non è efficiente. Non è neanche l'unico ambito, l'ambito dei videogiochi in cui ciò succede, perché abbiamo sentito anche di recente quanto nel mondo del cinema, ad esempio, tutte le persone che lavorano agli effetti speciali in computer grafica vengono inondati da mole di lavoro disumane ed è qualcosa di davvero, davvero orribile. Ma tolta questa introduzione e questi miei piccoli pensieri personali, che potremo approfondire comunque nei commenti se avete anche voi qualcosa da dire a riguardo,
andiamo a vedere esattamente che cosa contiene questa specie di lettera aperta di Mick Gordon in risposta alla lettera aperta di Marty Stratton. Perché sì, l'ho letta tutta e quindi vi dirò quali sono i punti più cruciali, più importanti di tutto quello che c'è scritto. Allora, partiamo da quello che è il principio. Marty, a quanto dice Mick Gordon, ha mentito in questa lettera aperta sulla colonna sonora di Doom Eternal, scaricando interamente la colpa su Mick Gordon, e dopodiché ha anche offerto una cifra considerevole a Mick Gordon stesso per chiudere la bocca e non parlare mai apertamente di quelle che sono state le circostanze riguardanti questa colonna sonora. Ma Mick Gordon ha deciso che la verità era molto più importante del mettersi in tasca i soldi e tacere, ed è per questo motivo che possiamo leggere tutta questa tesi. Il motivo principale per cui ha deciso di fare ciò è una cosa che ha anche scritto qui, e cioè il fatto che essenzialmente, scaricando tutta la colpa su Mick Gordon, se lui stesso non avesse risposto, praticamente tutto quanto si sarebbe ripercosso sulla sua carriera, sulla sua reputazione, sulla sua figura, e quindi non era una cosa che voleva fare, non ci stava. E aveva ragione, ha avuto ragione a scrivere tutto ciò, a pubblicare questo articolo, perché semplicemente le cose hanno bisogno di essere dette. E ricevere tutta la colpa come capro espiatorio non è assolutamente una cosa carina. E purtroppo devo dire che un bel po' di gente ci è cascata con il tempo. Tutt'oggi, quando è stato pubblicato questo articolo, io l'ho saputo perché ho visto esattamente quando è comparso su Instagram l'annuncio, perché seguendo diverse pagine su Doom mi è comparso praticamente subito nei feed, e parecchie persone nei commenti, prima ancora di leggere tutto questo, stavano già scaricando la colpa su Mick Gordon, del tipo: ah, ma sta cercando di arrampicarsi sugli specchi dopo che semplicemente non è stato in grado di confezionare un prodotto e consegnarlo entro i tempi stabiliti. Quando, andando a leggere tutto questo, possiamo ben vedere che la storia è ben più grande di solo questo, e non è giusto scaricare la colpa solo su Mick. Che anzi, non è che ha colpe, l'unica colpa che ha Mick Gordon è semplicemente di non essere un superuomo, di dover avere purtroppo il bisogno di dormire ogni tanto, di non poter rispettare scadenze disumane e impossibili per ogni creatura vivente da rispettare. Prima di iniziare ci sono state varie precisazioni. E devo dire che la più importante è quella 9, quella sulla host, perché praticamente va a distinguere quelli che sono stati i due lavori di Mick Gordon, perché un lavoro è stato creare la colonna sonora del gioco, e come ha spiegato qui, la colonna sonora del gioco consiste in centinaia, se non migliaia, piccoli clip audio che poi il gioco va a riarrangiare in base alle azioni del giocatore. Quindi sono tutte programmate in modo che il gioco decida che sequenza di suoni far sentire al giocatore in base alle sue azioni. Mentre la colonna sonora, la host, è praticamente una collezione di tracce musicali che poi vengono inserite in un CD che viene venduto separatamente. E questo è stato praticamente il punto cruciale della discordia. Il primo punto importante è che il progetto è stato parecchio difficile da realizzare, perché ID Software aveva chiesto a Mick Gordon di realizzare la colonna sonora per due livelli per ogni mese di lavoro. E è una cosa difficile, a detta di Mick Gordon, ma non è un lavoro impossibile. Ciò che ha reso quasi semi impossibile il lavoro è stata la natura dello sviluppo del gioco stesso, e in quanto essenzialmente i livelli del gioco non erano assolutamente pronti, erano talmente tanto indietro nello sviluppo che cambiavano direzione costantemente, e a Mick praticamente non veniva mai dato materiale su cui poter lavorare, quindi che fossero registrazioni dei livelli stessi, di come fossero, anche perché le build del gioco erano così instabili che era impossibile registrarle. In tutto questo non c'era ancora stato scritto niente per quanto riguardava il design del main menu, come sarebbe stato il gioco, quali fossero i filmati, i nemici, gli encounter, la trama, la storia, i personaggi, non c'era quasi niente praticamente. Oltre a tutto ciò, le comunicazioni con ID Software erano lente, nel senso che rispondevano quando erano veloci, una volta a settimana, e dovendo realizzare due livelli al mese, era davvero difficile riuscire
a creare un lavoro che potesse soddisfarli senza poter ricevere una risposta da parte loro. In tutto questo c'è da considerare che il gioco era stato pubblicizzato come fortemente legato alla sua colonna sonora, per il fatto che una delle feature pubblicizzate del gioco era il fatto che la colonna sonora cambiasse in base a come si muoveva, in base a come si comportava il giocatore. Quindi realizzare una colonna sonora sul nulla essenzialmente, quando sarebbe dovuto essere il più possibile legata all'esperienza di gioco, era un lavoro da incubo. Quindi Mick ha deciso di proporre una soluzione. Mick propose di cambiare un po' quelle che erano le date di scadenza, quelle che erano la rigidità dei piani di lavoro, e propose di praticamente creare una identità musicale del gioco con delle theme music riutilizzabili. In questo modo avrebbe potuto lavorare con maggior libertà e senza sprecare il suo tempo. Marty rifiutò l'offerta e anzi rispose in maniera aggressiva alla proposta, come se ciò fosse un segno di incompetenza, come se la proposta di Mick Gordon fosse una dichiarazione che, come il team stava gestendo il tempo, era il modo sbagliato e lui ne sapeva di più rispetto a tutti gli altri. E quindi non gli rispose più, e ovviamente le date di scadenza e i piani di lavoro restarono immutati. E questo fece sì che Mick Gordon dovette lavorare essenzialmente di immaginazione, quindi basandosi solo semplicemente su linee di testo, su copioni del gioco, su concept art, cercando quindi di immaginarsi come sarebbero poi stati i livelli. E ovviamente non tutte le musiche che ha creato funzionarono coi livelli quando poi vennero alla luce, quando poi vennero effettivamente creati, e quindi parecchio del tempo che spese per lavorare a quelle musiche fu praticamente buttato, fu sprecato. Giorni e giorni in cui ha praticamente passato notte insonni per lavorare al gioco servirono semplicemente a fargli dare la colpa, perché la colpa fu scaricata su di lui, ovviamente, nonostante lui avesse già sottolineato queste problematiche parecchio tempo addietro, mentre intanto il gioco stava diventando sempre più grande e quindi la colonna sonora doveva stare al passo. Mick ha spiegato all'inizio del documento che la colonna sonora di un videogioco viene pagata per minuto, quindi essenzialmente gli sviluppatori del gioco decidono bene o male quanti minuti di musica serviranno per l'intero gioco, e poi viene pagato minuto per minuto il compositore. Per Doom Eternal erano stati decisi 142 minuti. Il gioco però era diventato talmente grosso che c'erano livelli lunghi un'ora con enormi zone esplorative, in cui però si ripeteva essenzialmente lo stesso loop di 30 secondi di musica che erano state dedicate per le zone esplorative. Quindi Mick Gordon decise di far notare questa cosa, convinse i piani alti, che però decisero non di allungare il tempo della colonna sonora e quindi pagare minuti in più a Mick Gordon, ma decisero semplicemente di ribilanciare un po' i minuti che erano già stati prestabiliti. Quindi li tolsero alla colonna sonora di combattimento per aggiungere questi minuti di musica alle zone esplorative. Inoltre ci fu un problema con la paga. Essenzialmente venne pagato Mick una volta dopo aver lavorato per 8 mesi alla colonna sonora, e dopodiché per ricevere il secondo pagamento ha dovuto aspettare 11 mesi, perché essenzialmente veniva pagato solo quando le tracce musicali che andava a sottoporre alla revisione di ID Software venivano accettate, e ID Software ci mise mesi e mesi e mesi per approvare determinate musiche. Inoltre ha anche fatto notare che una delle musiche che aveva sottoposto a revisione che non è stata accettata è stata poi comunque utilizzata durante la promozione del gioco al QuakeCon del 2018, e quindi dopo un'insistenza di Mick Gordon hanno dovuto pagargli il diritto di utilizzo. Ma le cose sono esplose, sono peggiorate alle 3, quando nelle 3 del 2019 è stato annunciato che all'uscita di Doom Eternal, all'interno della Collector Edition, ci sarebbe stata l'intera colonna sonora sia di Doom del 2016 che di Doom Eternal, e non le musiche del gioco, ma proprio
la original soundtrack, quella composta da tracce musicali separate. Il problema è che Mick Gordon non era assolutamente stato informato di questo annuncio e lo ha scoperto assieme a tutti gli altri durante le tre. E la host di Doom Eternal non era in lavorazione. Mick Gordon non ci aveva neanche speso un minuto, non era una cosa che era in programma e quindi non ci stava lavorando. E l'E3 non è un evento che fai dall'oggi al domani, non è un evento che vai lì e mostri un PowerPoint, è una presentazione che viene confezionata con cura per mesi. Quindi i piani alti di ID Software sapevano esattamente che cosa stavano andando a presentare con largo anticipo, ma non hanno mai speso due parole per informare Mick Gordon di questo. Il problema è che Marty, dopo che Mick Gordon lo contattò, anche con un bel po' di urgenza e di ansia riguardo a questo annuncio a cui era legato il suo nome e di cui lui non sapeva niente, e Marty decise di non stipulare nessun contratto aggiuntivo con lui per la colonna sonora, e che non era un problema che voleva causare, non voleva che ciò lo distraesse dalla composizione di quello che era le musiche per il gioco stesso. Il problema è che tutti i giocatori che stavano preordinando il gioco e che avevano praticamente esaurito i preordini per la Collector Edition nel giro di pochi giorni, stavano comprando, stavano pagando un qualcosa che non esisteva nemmeno, una colonna sonora pubblicizzata utilizzando il nome e la fama di Mick Gordon stesso. La sua reputazione era in ballo e ciò causò parecchio stress a Mick Gordon, perché era lui che sarebbe stato incolpato se tutto il progetto fosse fallito. I problemi peggiorarono sempre di più e le tensioni tra ID Software e Mick Gordon andarono ad intensificarsi. Il gioco, ovviamente, in quanto il team era impossibilitato a mantenere la data di rilascio stabilita, venne posticipato. La nuova data di uscita sarebbe stata a marzo del 2020 e quindi 5 mesi dopo. Verso la fine del mese venne pagato e quello fu l'ultimo pagamento, quello che segnava anche la fine del contratto. Contratto che è stato uno dei peggiori lavori a cui ha lavorato Mick Gordon, a detta sua, perché nonostante il gioco è stato acclamato, la colonna sonora è stata pluripremiata, il lavoro su questo gioco lo ha lasciato lavorare fino a spaccarsi la schiena per 2 anni di seguito, per via di una rigida e brutale tabella di marcia. E il suo aver lavorato a livelli che ancora non erano neanche stati completati, sottoponendo quindi musiche che poi non si accostavano più a quello che era il gameplay e che quindi sono state rifiutate, alla fine, a conti fatti, ha fatto sì che Mick Gordon avesse creato il doppio dei minuti stabiliti. Al di là di tutto questo, comunque, non c'era ancora stata una decente risposta per quanto riguardava la colonna sonora promessa assieme alla Collector Edition. Venne però a galla anche un'altra problematica, ovvero la verità dei fatti su come sono stati utilizzati tutti i file che Mick Gordon sottoponeva a revisione. Perché all'uscita del gioco, Mick ebbe la spiacevole sorpresa di scoprire che l'interezza di tutti i minuti a cui aveva lavorato furono utilizzati in Doom Eternal, e quindi pagarono a Mick Gordon 142 minuti di colonna sonora e utilizzarono comunque i 144 minuti che lui aveva sottoposto a revisione, che erano stati scartati. Quindi è stato pagato per metà del lavoro che è stato poi utilizzato nel prodotto commerciale. Ovviamente Mick non poteva saperlo prima, perché comunque non era parte del suo lavoro vedere come venivano utilizzati tutti i brani che lui sottoponeva a revisione, e lui in buona fede aveva condiviso tutto il suo materiale nella sua interezza con ID Software, che ha deciso poi di utilizzare tutto quanto, e in più, oltre a ciò, rifiutò di pagare anche solo un singolo minuto aggiuntivo, nonostante all'interno del suo contratto fosse scritto che tutti i minuti aggiuntivi di musica che sarebbero stati utilizzati sarebbero stati pagati equamente. E quindi essenzialmente la speculazione di Mick Gordon era che la tabella di marcia di lavoro, che non era stata modificata e che gli era stata imposta per mesi e mesi, quella in cui lui doveva lavorare, sottoporre poi la musica a revisione nella speranza che poi fossero accettate oppure no, e continuare a fare così per mesi e mesi, era un modo per sollecitare il compositore a produrre più roba possibile, a sottoporgliela a ID Software, per poi utilizzarla senza pagare, per compensare praticamente
quello che era il budget allocato nella sezione audio del gioco. Il punto cruciale di Discordia fu comunque la original soundtrack. Siccome non era ancora riuscito a negoziare un contratto con Marty Stratton direttamente, con ID Software, per lavorare a una colonna sonora che aveva il suo nome attaccato ad essa, decise quindi di contattare Bethesda in persona, che gli rispose quasi subito, praticamente, dicendo che erano molto ben lieti di negoziare un contratto per la colonna sonora. E Mick Gordon continuò a negoziare ciò con Bethesda in persona, senza quindi interferenze da parte di Marty Stratton o di ID Software. Il problema però è che Mick Gordon aveva precedenti esperienze negative per quanto riguardavano le colonne sonore, in quanto nel 2015 Bethesda commissionò all'ultimo minuto una colonna sonora su CD per un gioco che sarebbe dovuta essere pronta per il day one dell'uscita del gioco stesso. Mick decise di accettare, anche se si sembrava una cosa dettata all'ultimo minuto, ma accettò comunque, anche se, e questo è stato un suo errore e lo ha anche ammesso, non ha firmato alcun tipo di contratto, perché la scusa di Bethesda fu che il loro team legale era così indietro con i lavori per quanto riguardava tutti gli altri progetti che avevano aperti, per cui stavano lavorando, che quindi il contratto sarebbe stato pronto solo dopo che lui avesse consegnato tutto il lavoro. E questo ovviamente è un enorme campanello di allarme, una grande red flag, e che sia di insegnamento anche a tutti voi: non accettate mai una proposta del genere, cioè prima mi fate il lavoro e poi vi faccio firmare il contratto, perché finisce sempre male. Ed è finita male anche per Mick Gordon, in quanto una volta consegnato tutto il lavoro, gli fu detto che non ce n'era più bisogno perché i piani per quel CD erano ormai saltati, non avevano più intenzione di venderlo, e quindi di un contratto neanche l'ombra. E ciò significa anche neanche un becco di un quattrino: non ricevette nessun pagamento per tutto il lavoro che spese per questa colonna sonora. Nonostante poi, 4 anni dopo, Mick Gordon venne a sapere che questa colonna sonora su CD venne venduta da Bethesda nel 2019, senza ovviamente che lui venne pagato. E senza ovviamente che lui venne informato di ciò, lo scoprì sui social media. Mick Gordon fece presente la cosa a Bethesda, e durante le negoziazioni per la colonna sonora di Doom Eternal, Bethesda gli rispose che non avrebbe pagato separatamente quel CD rilasciato nel 2019, ma gli garantirono che il pagamento per esso sarebbe stato poi incluso anche nel pagamento per la colonna sonora di Doom Eternal. Mick quindi propose un album di 30 tracce musicali con un minutaggio intero del CD di poco più di 2 ore. Ma questa proposta venne rigettata praticamente subito, nonostante Marty, nella sua lettera aperta, dichiarò il contrario, dichiarò che questo era esattamente ciò che avevano accordato. Ma non fu così perché, per mancanza di tempo e di budget, era impossibile lavorare a un progetto così grande, e venne quindi deciso di creare un album di 12 tracce musicali. E il lavoro sarebbe dovuto essere completato entro il 16 di aprile. Venne detto a Mick che il 16 aprile non era una scadenza scolpita nella roccia, ma che sarebbe stata la scadenza ideale, che quindi Mick avrebbe potuto allungare i tempi, ma se fosse stato in grado di rispettare la scadenza, gli sarebbe stato dato un bonus di pagamento. Il rilascio della colonna sonora venne poi quindi posticipato, e il contratto venne dato a Mick Gordon il 18 di marzo, quindi 48 ore prima dell'uscita del gioco. Mick aveva quindi 29 giorni per lavorare a un album di 12 canzoni. Difficile, ma non impossibile, comunque qualcosa di fattibile. Anche se essenzialmente significa una canzone ogni poco più di 2 giorni, 2 giorni e mezzo circa, sarebbero state quindi 4 settimane di duro lavoro. Il lavoro andò decisamente bene per le prime 2 settimane, finché Marty inviò una mail a Mick Gordon dichiarando che era essenzialmente obbligato a terminare il lavoro sulla colonna sonora entro il 16 di aprile. Perché essenzialmente, per quanto riguardava le leggi di protezione per i consumatori, se
se chi aveva comprato la Collector Edition non avesse ricevuto tutti i prodotti che avrebbe dovuto contenere al suo interno entro la data prestabilita, e quindi se non avessero ricevuto la colonna sonora entro il 20 di aprile, avrebbero potuto richiedere un intero rimborso per l'intera Collector Edition. Quindi essenzialmente tutto ciò si traduceva per Mick Gordon in una terribile situazione in cui c'era anche la possibilità che il suo fallire nel riuscire a rispettare le scadenze poteva comportare una perdita finanziaria nelle tasche di Bethesda, che avrebbe potuto anche comportare una causa legale nei suoi confronti. Quindi aveva 13 giorni per terminare la metà di album che non aveva ancora terminato, e questo andò a causare un'enormità di stress in Mick Gordon. Questo prima ancora che scoprisse che Marty Stratton aveva dato istruzioni al team dell'audio, e quindi al lead audio designer Chad Mosholder, di mettere assieme un album ascoltabile utilizzando quelli che erano tutti i suoni che erano già stati sottoposti da Mick Gordon per l'uso all'interno del gioco. Dopo lo stupore iniziale, Mick decise che non aveva senso ostacolarsi a vicenda, ma che aveva molto più senso mettere assieme tutte le risorse e di quindi lavorare assieme a Chad per riuscire quindi a creare la colonna sonora nel più breve tempo possibile assieme. Chad quindi sottopose tutte le tracce a cui aveva lavorato a Mick Gordon, ed erano più di una settantina, quindi ci stava lavorando da parecchio tempo. Non era quindi una decisione presa all'ultimo minuto, come dichiara Marty Stratton nella sua lettera aperta su Reddit. Il problema però è che il lavoro di Chad era ben al di sotto delle aspettative, era pieno di problematiche, perché era come se avesse semplicemente buttato assieme i suoni senza un criterio logico, quindi non c'erano dei fade tra un audio e l'altro, e gli audio si sovrapponevano tra di loro, creando un sacco di rumori inutili. Quindi essenzialmente il suo lavoro non era utile per terminare quello che sarebbe stato l'album. Praticamente l'ultimo giorno, quindi 5 ore prima della data di scadenza di Mick Gordon, Mick diede a ID Software 10 canzoni, dicendogli che aveva bisogno di altre 5 ore aggiuntive per dargli le ultime due, perché c'era stato un problema sul suo computer, quindi non era in grado di trasferire i file per almeno altre 5 ore. E in quel momento Marty Stratton si fece avanti per poi dichiarare che non voleva più utilizzare le tracce musicali che Mick Gordon aveva confezionato, ma che voleva andare in un'altra direzione. Mick non aveva la possibilità assolutamente di cambiare direzione 5 ore prima della data di scadenza, quindi Marty decise che avrebbero intrapreso un'altra strada, cioè quella di rilasciare le tracce composte da Chad qualche tempo prima, quelle che non erano assolutamente lo standard che ci si aspettava per l'album finale. Decisione finale presa, il suo lavoro non serviva più, ma fu pagato interamente e gli venne anche dato il bonus promesso per aver rispettato la data di scadenza. Ma terminato anche questo secondo lavoro, Mick ormai era esausto e non aveva mai più intenzione di lavorare per ID Software. Mick non ebbe mai la possibilità di ascoltare l'album prima del suo rilascio, e una volta che venne rilasciato scoprì che oltre alle tracce musicali che aveva composto lui ne erano state aggiunte 47, che erano gli stessi esatti editing di Chad, se non addirittura peggiori. Zero rispetto per banali concetti musicali. Ad esempio, una delle tracce, la traccia 24, inizia con due sezioni separate che si sovrappongono l'una all'altra e fuori tempo l'una dall'altra. È una cosa che comunque fa ridere, perché è stata scritta anche qui, ma è una delle cose che facevo io stesso, ascoltare quelli che erano gli edit su YouTube, perché prima che uscisse questo album parecchie persone hanno preso parti della colonna sonora in game per creare tracce musicali da poi rilasciare su YouTube, e parecchi di questi edit erano superiori a quello che è stato il lavoro svolto per l'album stesso. E quindi registrare sezioni di gameplay in cui
la colonna sonora si mescolava, si mischiava alla perfezione esattamente come è stato pubblicizzato, quindi la colonna sonora reagisce agli eventi in gioco stabiliti dal giocatore. Registrando quello che succedeva nella colonna sonora in uno spezzone di tempo del gioco, per quanto uno dei lavori più pigri che si potesse fare nella storia dei videogiochi, avrebbero rilasciato un prodotto superiore rispetto a quello che hanno rilasciato. Inoltre, Chad venne accreditato come coproduttore della colonna sonora quando in realtà ha semplicemente remixato tutti gli altri pezzi. Subito dopo l'uscita della colonna sonora, ovviamente, tutti si accorsero di quanto fosse al di sotto delle aspettative e ci fu quindi fin da subito una chiamata tra Marty e Mick, in cui all'inizio Marty dichiarò di avere solo buone intenzioni, ma alla fine essenzialmente lo voleva solo incolpare di tutto quanto. E voleva che lui o supportasse pubblicamente il lavoro svolto oppure che pubblicamente si prendesse la colpa per il lavoro svolto. Entrambe cose che Mick Gordon rifiutò. Riuscirono però i due a mettersi d'accordo, dopo un'ora di chiamata, nel cercare di trovare una soluzione a questa situazione che si era creata e che quindi avrebbero dovuto successivamente pianificare un modo per poi sistemare l'intero prodotto. Dopo aver spiegato la situazione pubblicamente, qualche giorno dopo, Marty ha pubblicato la lettera aperta su Reddit riguardante la colonna sonora di Doom Eternal, in cui ha praticamente elencato tutte le varie menzogne a cui Mick ha dovuto rispondere con questo documento che vi sto leggendo. Nonostante qualche giorno prima avevano deciso che non avrebbero fatto dichiarazioni contrastanti l'uno dall'altro, ma che avrebbero unito le forze per dare una dichiarazione unica loro due in cui avrebbero spiegato la situazione e l'avrebbero risolta. E purtroppo ciò creò parecchia pubblicità negativa verso Mick Gordon. Ricordo che in quel periodo tutti erano dell'idea che Mick Gordon fosse una persona con cui era difficile lavorare, era una persona piena di sé e che buona parte della colpa di tutto questo era da additare a lui. Marty quindi aveva scelto specificamente di pubblicare la sua lettera aperta su Reddit, in modo che la leggessero più persone possibile, apposta per attaccare professionalmente e personalmente Mick Gordon stesso. Ovviamente questa fu l'ultima goccia per Mick Gordon, che quindi decise di fare causa legale a ID Software, a ZeniMax, a Bethesda, perché c'erano due enormi punti che non erano stati assolutamente risolti, e cioè il fatto che Marty aveva mentito per minare la sua professionalità e quindi c'era il bisogno di far venire a galla la verità. E in più, il gioco era tuttora stato rilasciato con il doppio di musica rispetto ai minuti che gli erano stati pagati. ZeniMax decise di cercare di negoziare. Mick, inizialmente titubante, decise di accettare, però solo alla condizione che Marty facesse retromarcia riguardo tutto ciò che aveva scritto nel suo post su Reddit e che quindi dichiarasse che aveva mentito, che niente di tutto quello che aveva scritto era vero e che si prendesse lui tutta la colpa e la responsabilità. ZeniMax rifiutò perché il suo dietrofront sulle sue dichiarazioni avrebbe danneggiato la reputazione e la credibilità di Marty. Allora Mick decise di chiedere invece che almeno Marty togliesse il post, ma anche questo fu rifiutato e anche questo fu considerato una perdita di reputazione per Marty in persona. Quindi Mick decise di non accettare nessun accordo finché Marty non avesse cancellato il post nella sua interezza. Questo scaldò gli animi e quindi Marty decise di inviare una nuova lettera in cui essenzialmente ha ritirato l'accordo e ha anzi minacciato nuove cause legali in cui avrebbe obbligato Mick Gordon a rimuovere tutti i suoi stream su YouTube in cui parlava della colonna sonora di Doom e a rimuovere Doom stesso dal suo portfolio di lavori eseguiti. Oltre a questo, veniva stabilita una somma di risarcimento per Mick Gordon, una cifra a 6 zeri, però con come clausola che il post su Reddit di Marty sarebbe rimasto lì in eterno, non sarebbe mai stato tolto e Mick non avrebbe mai più nella vita potuto rispondere e parlarne, non avrebbe mai potuto parlare della colonna sonora di Doom Eternal, del gioco stesso in sé, né del post su Reddit. Se gli fosse stato chiesto, avrebbe dovuto rispondere no comment,
Inoltre non avrebbe mai potuto pubblicamente parlare in maniera negativa di Marty né di nessun'altra persona che lavorava a ZeniMax e non avrebbe mai più potuto in futuro criticare un prodotto creato da ZeniMax Studio. Per sempre, a vita, se avesse accettato questa clausola. E ovviamente, visto che stiamo leggendo tutto questo, Mick Gordon ha rifiutato. A causa però di quel post di Reddit, Mick Gordon ricevette una quantità infinita di abusi da parte di troll, da parte di pazzoidi che non avevano altro modo per sfogare le loro frustrazioni che intasare le sue mail, telefonargli ad ogni ora, inviare i post in cui lo minacciavano di morte, cercare di farlo licenziare da altri lavori andando quindi a scrivere mail ai suoi altri clienti, che è una cosa ripugnante ed è uno dei lati più negativi dell'essere una persona pubblica su internet. Nessuna delle due parti ovviamente voleva cedere all'altra e quindi si creò una situazione di stallo in cui Mick Gordon cercò di far rimuovere il post egli stesso, quindi andando a contattare personalmente i moderatori del Reddit su Doom. E dopo avergli spiegato la sua, dopo avergli spiegato che comunque quel post di Reddit era una causa di enorme stress per la sua vita professionale e per la sua vita privata, il post venne cancellato. Ma nel giro di 12 ore venne di nuovo rimesso al suo posto e tutti i canali che Mick aveva per contattare i moderatori furono chiusi. È stato bloccato praticamente su Discord, sull'email, in ogni posto in cui potesse contattarli. E dopodiché venne contattato dagli avvocati di Marty, che gli dissero che Marty era profondamente deluso e infuriato dal fatto che il post fosse stato rimosso e che quindi in seguito a questa mossa di Mick non c'era più una possibile risoluzione pacifica legale della situazione, quindi rendendo chiaro che furono gli avvocati di Marty a contattare il moderatore di Reddit per far rimettere il post. E questo conclude questa triste storia. Se l'abbiamo potuta leggere è perché non c'è mai potuta essere una conclusione pacifica tra le due parti e Mick l'unico modo che ha avuto per dire la sua è stato con questo post, con questo documento lunghissimo in cui ha spiegato come sono andate tutte le cose realmente dal suo punto di vista e come è stato realmente trattato per tutta la durata del lavoro su Doom Eternal. E una cosa che ci ha tenuto a sottolineare è che lui non ha abbandonato Doom, non ha perso il suo amore verso questo franchise di videogame, semplicemente ha deciso di distanziarsi da un ambiente estremamente tossico. E in conclusione questo video l'ho fatto per leggervi tutto questo documento, per andare a parlare proprio di questo, del fatto che è sempre meglio distanziarsi dagli ambienti tossici, da quelle situazioni in cui non ci si trova bene, sia professionalmente nel mondo lavorativo che anche personalmente, devo dire, e che purtroppo nel mondo del lavoro succede spesso di ritrovarsi in situazioni orrende in cui i piani alti causano un enorme quantitativo di stress e è una cosa che non si dissipa mai fino al punto in cui la colpa viene additata a te, poveraccio, che stai lavorando per loro. E questa non è purtroppo una cosa che succede solo nei videogiochi, ma spero sia una cosa che presto terminerà. Fortunatamente, grazie al fatto che abbiamo i social media, grazie anche al fatto che abbiamo l'internet, queste situazioni vengono a galla più spesso, le persone possono farsi avanti quando ricevono un'ingiustizia e possono renderlo pubblico. E quindi sono estremamente contento che Mick Gordon abbia reso pubblico tutto ciò, abbia pubblicato tutta la sua storia per uscire allo scoperto e per non far vincere quelle persone che prima hanno fatto per anni i carnefici e poi all'ultimo fanno finta di essere le vittime. Sono le persone che sopporto di meno nella mia vita. E se anche voi ne avete qualcuna nella vostra vita, il mio consiglio spassionato è cercare di rimuoverle il più presto possibile, perché vivrete sicuramente molto meglio. Detto questo, penso che questo lunghissimo video possa anche terminare qui. Spero che questo video possa avervi illuminato per quanto riguarda la situazione in generale, gli spunti di riflessione che vi ho esposto sia all'inizio che alla fine, sia anche per quanto riguarda tutta la situazione in sé. Io sono un enorme fan di Doom. Doom Eternal, nonostante sia un grande prodotto, purtroppo per me
avrà sempre quella nota amara di essere stato un Doom soddisfacente dal lato videoludico, ma non soddisfacente dal lato umano, molto probabilmente, perché questa è la storia che sappiamo di Mick Gordon. Non sappiamo purtroppo quali sono state invece le condizioni lavorative di tutte le persone che hanno dovuto fare gli straordinari, spaccandosi quindi la schiena per tutte le altre parti di questo gioco, perché un gioco non è solo fatto dalla colonna sonora, e lo sviluppo del gioco è stato piagato da un crunch estremo. Quindi sono molto molto scontento da questo punto di vista, come sono molto scontento quando succede in tanti altri prodotti. Purtroppo è una cosa che non si può assolutamente perdonare né giustificare. Non si può dire, ah ok, comunque la colonna sonora di Doom Eternal è un capolavoro, quindi ne valeva la pena. No, assolutamente. Se il rilascio del prodotto va a discapito della salute sia fisica che mentale della persona che ha creato questo prodotto, allora non ne valeva la pena. Lo stare bene è sempre la priorità. E quindi il lavoro di Mick Gordon è lodevole in sé, considerato anche in che condizioni lavorative si trovava. Non giustifico le condizioni lavorative in cui si trovava. Apprezzo Mick Gordon, continuerò ad apprezzarlo come compositore, spero di rivederlo, di risentirlo più che altro in nuovi altri prodotti, ma per la sua salute, se le condizioni per quanto riguarda il lavoro su Doom continueranno ad essere così, io gli auguro di tenersi il più lontano possibile da un ipotetico terzo capitolo di questa serie reboot di Doom, almeno fino a quando non cambieranno le situazioni lavorative e tutte le persone alle sfere alte. Spero che sarà una cosa che avverrà, dato che comunque ormai Microsoft ha comprato ZeniMax ed è una delle sue priorità il far sì che le cose vadano il più liscio possibile, almeno spero, perché comunque non stanno andando lisce le cose in altre sue produzioni di Microsoft, ma questa è tutta un'altra storia, perché per questo lunghissimo video penso si è detto tutto. Quindi ciao ragazzi, noi ci vediamo al prossimo.